Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gospodin s vama. Il Signore sia con voi. Citanie. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, e si partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Nel ciclo della celebrazione del mistero natalizio, dai tempi antichi troviamo la festività d'oggi, che praticamente fa una cosa integra, una cosa sola con la festa di Natale, dando un altro senso, cioè rivolgendo lo sguardo nel mistero di Dio diventato uomo da un altro punto di vista, che Evangelista Matteo descrive nei personaggi degli uomini misteriosi e sconosciuti, che chiama i magi dall'Oriente. Vengono all'improvviso, con una certa conoscenza o intuito su ciò che è avvenuto, vengono da lontano per chiedere coloro che sono vicino che cosa è successo. La tradizione cristiana li presenta come tre re o tre magi, come abbiamo sentito nel Vangelo secondo Matteo, e nella loro visita portano oro, incenso e mirra, che già in sé sono un segno e la profezia della vita di Cristo.
Oro, infatti, è un metallo prezioso, riservato per i re, e la sua luce e valore estremo hanno fatto oro sempre raro, costoso, e quando non esisteva la tecnologia dei scavi e della sua lavorazione nei tempi antichi. L'incenso di solito si usava nelle civiltà antiche. Questo infatti è una resina profumata usata come profumo e anche nei riti religiosi. Si offriva ai dei e il suo profumo e fumo misterioso parla ai sensi umani che possono e dice che possono essere d'aiuto per sperimentare la presenza di qualcosa che supera l'uomo. Capiamo un po' perché questi due doni. È chiaro ed è accettabile ciò che suggeriscono questi doni. Ma il terzo dono, quando lo vediamo, la mira, le cose cominciano a essere un po' insolite. La mira era una materia conosciuta anche alle civiltà antiche. La mira è una specie di resina profumata simile all'incenso che di solito si usava per le terapie, ma anche durante la sepoltura, perché con la mira si metteva sul corpo del defunto per onorarlo e per affetto. Un po' bizzarro. Donare all'inizio, donare nella gioia qualcosa che ci già fa pensare alla morte. Strano, quasi morboso. Nella gioia già parlare della sofferenza e della fine, suggerire la tomba e la morte. Ma è strano soltanto se guardiamo il Vangelo e se lo leggiamo soltanto con gli occhi umani. È strano soltanto se nell'evento della nascita vediamo soltanto l'immagine ideale che noi stessi abbiamo fatto del Natale, dimenticando che Dio è nato nella stalla, perché coloro che erano vicini non hanno riconosciuto il momento e non l'hanno messo a parte nelle tenebre. Coloro che erano vicino non hanno riconosciuto questo momento e hanno messo il Signore a parte nelle tenebre della notte silenziosa, che diventa quasi terribile per il freddo del cuore umano. Il bambino riscaldato con amore di due uomini, uomini preoccupati, due persone preoccupate. Ma nessun altro né conosce né tiene cura per loro, né per lui, né per il bambino. Allora vengono questi da lontano per istruire coloro che erano vicino, che hanno dimenticato la promessa di Dio, l'amore di Dio, che si mostra in modo meraviglioso nelle cose e in modo che non tutti aspettavano. Tutti, nel tempo della nascita di Gesù, aspettavano Messia e credevano che Messia sarebbe venuto in un certo momento, ma forse pensavano e speravano che non proprio nel tempo loro, perché allora questo cambierebbe tutto. Forse alcuni pensavano così, gli altri come Erode sono andati un passo oltre. Se Messia viene, tutto mette in questione. Sia il sistema, sia il re, sia il regno. L'idea non gli è piaciuta per niente, anzi, era pericolosa. Sappiamo perché
Erode, nella curiosità falsa, ha invitato i magi per avvisare lui sul bambino e sul luogo della sua nascita. Quando l'uomo desidera disperatamente governare, essere primo, allora nulla è più sacro, nulla ha più valore. Oh, come questa situazione si può trovare nella vita di ciascuno di noi. Come Dio qualche volta cambia quella nostra quotidianità nella quale ci siamo addormentati e non abbiamo voglia di muoverci né avanti né indietro. E in un certo modo anche Dio lo mettiamo a parte, da qualche parte, lassù, in certi cieli, e facciamo un altro Dio, secondo la propria misura, e diventa qualcuno al quale noi comandiamo, o addirittura lo minacciamo con le nostre preghiere, o con ciò che noi almeno crediamo che siano le preghiere. Come sappiamo essere crudeli gli uni verso gli altri con questa sicurezza falsa, con la falsa immagine di Dio, che infatti non abbiamo nemmeno bisogno, ma soltanto ci serve per coprire i nostri desideri egoistici. E Dio nonostante tutto è qui. Qui, in qualche angolo, dove noi l'abbiamo spinto, e ci ama nella tenerezza, nella semplicità che soltanto bisogna trovare, guardare e adorarla. E qualche volta abbiamo bisogno proprio di qualche pellegrino dall'Oriente lontano o Occidente o Settentrione o Meridione, affinché ci ricordi che Dio e il suo amore è ancora con noi e tra di noi, che il calore dell'amore è ancora qui e che il nostro mondo è freddo perché ci siamo allontanati da questo amore e abbiamo dimenticato Dio un po'. Tutti noi per principio siamo credenti, ma uomini imperfetti. Ed è umano abituarsi, è umano non avere sempre lo stesso entusiasmo, completamente comprensibile. Il problema diventa quando diventiamo indifferenti. Dov'è Dio? E come? Tramite qualcosa, tramite chi ci parla. Allora lo rifiutiamo pian piano, abbiamo chiuso gli occhi e le orecchie del cuore per il messaggio che ci piace, non piace, soltanto perché non ci fa comodo, perché ci parla della sofferenza, oltre al fatto che Dio ci sente. L'Epifania, come anche Natale, è evento che osserviamo nel passato e lo contempliamo nel passato, ma come tale lo celebriamo anche adesso. Noi lo facciamo perché crediamo che questo non è una cosa finita. Natale, in un certo modo, è il modo di vivere e l'Epifania è il modo di vivere. Suona bello, ma che cosa significa? Significa un fatto estremamente semplice, cioè credere semplicemente in Dio che è con me e che mi parla in mille modi che non riconosco subito, non vedo, non comprendo subito. Significa che credo in Dio che mi ama in modo irrazionale, in modo di diventare uomo per me. Noi diciamo che questo è così, che la rivelazione di Dio è ufficialmente terminata. L'abbiamo tutto scritto nella Sacra Scrittura. La Bibbia sì è scritta, ma questo non significa che Dio non parla tuttora. Questo non significa che Dio e il suo discorso sono le questioni del passato. Se crediamo in Dio che è con noi e che ci parla, allora è soltanto la questione se noi siamo pronti a vedere e sentire l'Epifania.
oppure ci siamo abituati e ci dà quasi fastidio. Forse disturba il nostro sistema, le nostre usanze. Abbiamo o no l'occhio e l'orecchio aperto per sentire che cosa Dio desidera dirci, che cosa ci dice la Madonna, che cosa è questo che ci dice la Madre piegata sul bambino nella mangiatoia, nato lì lontano, per donare a noi la vita e la salvezza. Abbiamo o no l'occhio e l'orecchio e il cuore per il Vangelo, per la buona notizia che comprende sia il dolore sia la perdita, e non soltanto il compimento dei nostri desideri, comprende il dolore soltanto perché questo è completamente reale. Abbiamo o no l'occhio e l'orecchio per la semplicità dell'Eucaristia che celebriamo, in mezzo alla vita che cambia tutto, ma proprio tutto? Crediamo o no che possiamo ritornare da Lui, e anche quando siamo lontani da Lui? Questo ci dicono i viaggiatori da lontano, i magi da lontano che sono venuti ad adorarlo. Ma ci dicono anche un'altra cosa. I magi hanno cambiato il piano originario e l'istruzione dell'Erode e sono ritornati per un'altra via. O Maria, Madre del Signore, Madre nostra, aiutaci ad accettare la rivelazione dell'amore, anche nelle parole, anche nella mangiatoia, anche nell'albero della croce e nella semplicità del pane, perché Lui è nato, Gesù bambino, nostro Signore e Maestro, vivo e risorto. Insegnaci sempre come adorarlo e come ritornare diversi dall'incontro con Lui. Amen. Amen.